Signore e signori, buongiorno. Ritorniamo con il Tour de France, il gruppo che vedete con la maglia gialla ha un ritardo di 2 primi e 55 secondi di ritardo nei confronti di Richard Virenc. Richard Virenc, leader del Gran Premio della Montagna, e aveva dichiarato questa mattina: ho due grossi obiettivi in questa tappa, aumentare il mio vantaggio nella classifica degli scalatori e fare una grande impresa. È stato di parola perché è transitato primo su tutti i primi tre Gran Premi della Montagna, poi ha tentato la grande impresa, e per il momento il suo vantaggio è di 35 secondi nei confronti del gruppetto che ora vi stanno mostrando, gruppetto che vede in prima posizione Fernando Escartin, poi ecco in seconda posizione Dufu, Chiappucci, Boanburger, Buenaora, e in ultima posizione Vincente Aparicio. Ecco qua il gregario della maglia gialla. In classifica generale Richard Virenc, che ora vediamo con il numero 51, con la maglia a pois del leader del Gran Premio della Montagna, Virenc è tredicesimo in classifica generale, ha un ritardo di 17 primi e 28 secondi. Per contro, nel gruppo dei più immediati inseguitori abbiamo Melchior Mauri, che è sesto a 9 e 24, Buenaora decimo a 15 e 23, Chiappucci undicesimo a 15 e 52. Ma ecco l'esatta composizione del gruppetto dei più immediati inseguitori di Richard Virenc, che vedete appunto inquadrato, con il numero 24 Claudio Chiappucci, difende i colori della Carrera Tassoni, con il numero 65 Melchior Mauri, spagnolo della Once, con il 121 Boanburger, il danese della TVM, con il 103 Hernán Buenaora, il colombiano della Kelme, il 44 è Fernán Escartín, spagnolo della Mapei, il numero 3 è Vincente Aparicio, spagnolo della Balestro, e il numero 54 è Laurent Dufu, svizzero della Festina. Abbiamo quindi tutte e tre le formazioni tesserate per la federazione spagnola nel gruppo degli inseguitori: la Once di Melchior Mauri, la Banesto di Vincente Aparicio, la Kelme di Hernán Buenaora, e in più la Festina, che è tesserata con il Principato di Andorra, di Laurent Dufu. Ecco, vediamo che è a un chilometro dalla vetta del Col d'Aspin, il che vuol dire che sono stati percorsi fino a questo momento 129 chilometri, ne mancano 76 alla conclusione di questa tappa che prevede ancora due Gran Premi della Montagna: il Col du Tourmalet, la salita più alta, il colle più alto di questo Tour de France, Souvenir Henri de Grange, Horse Category, a 46 km dalla conclusione dopo 159 km di corsa, e infine l'ascesa finale di Cauteret dopo 206 km di corsa. Per quanto concerne il Col d'Aspin, che Virenc si appresta a conquistare, il Col d'Aspin dopo 129 km ne presentava 12 di ascesa, non è il più lungo è il Tourmalet, con una media pendenza del 6%, 159 km del Tourmalet, 13 di ascesa con una pendenza media dell'8%, infine l'ascesa finale del Cauteret, Cré du Lille, 16 km di ascesa con una pendenza del 5%. È la terza volta che il Tour de France arriva da queste parti. La prima volta fu lo spagnolo Logroño ad imporsi, Logroño nel 53, e nel 1989 Miguel Indurain conquistò la sua prima vittoria al Tour. Miguel Indurain, prima vittoria al Tour de France su questa salita, sulla salita finale, mentre ora vediamo inquadrato Chiappucci. Miguel Indurain lanciato alla quinta vittoria al Tour, ma soprattutto a un record prestigioso, un record assoluto, 5 vittorie consecutive. Il gruppo, mentre ora rivediamo ancora il gruppetto agli inseguitori, il gruppo con la maglia gialla a 2 primi e 55 secondi.
Vittorio Adorni, la cronaca di questa tappa, ultima tappa di grande salita, ultima tappa pirenaica. Un attimo, seguiamo prima i passaggi sul Col d'Aspen, mentre vi ricordiamo la posizione in classifica dei favoriti: Zulle secondo a 2,48 da Indurain, terzo è Gialaberta a 4,28, quarto il danese Risa a 6 primi e 4 secondi, quinto il nostro Gotti a 9 primi e 1 secondo, sesto è Mauri a 9,24, Mauri che sta cavalcando in classifica generale Gotti, settimo è Pantani a 10 primi e 7 secondi, ottavo Rominger a 12 primi e 3 secondi, Chiappucci a 15,52, Virenk che appunto vediamo conquistare il suo quarto Gran Premio della montagna in questa tappa, un amplen, un poker veramente eccezionale per Virenk. Virenk è tredicesimo a 17 primi e 28 secondi. Scusate la mia commozione, il nostro computer ha appena annunciato che Fabio Casartelli è morto. Avevamo già questa triste notizia prima di darla, però per così motivi di etica volevamo aspettare, sapere se era veramente vera quello che ci hanno dato. Il tour purtroppo vive una triste giornata. Già negli anni passati furono incidenti del genere. Nel 1910 un francese era deceduto il giorno di riposo facendo un bagno a Nizza, e quindi al di là di questo fatto, una cosa diversa. Nel 1935 Francisco Cepeda è caduto nei pressi di Bourg-d'Assouan, è morto tre giorni dopo. Poi nel 1967 Tommy Simpson morì sul Mont Ventoux, quindi fu una delle giornate più tristi, credo, del ciclismo. Oggi Casartelli. Indubbiamente la più triste. Sono quelle notizie che ti scioccano, sono quelle notizie drammatiche. Quelle notizie che ti mettono in grossa e tragica crisi, in quanto che la cronaca continua. In teatro si dice lo spettacolo deve andare avanti. E lo spettacolo va avanti. Una caduta è avvenuta nel discesa del Porte d'Aspet, in cui sono caduti assieme a Casartelli anche Perini, Rezze, Baldinger e Otukachov. Poi Perini e Otukachov sono rientrati, Rezze e Baldinga sono stati portati via con l'ambulanza, mentre Casartelli è stato subito trasportato con l'elicottero all'ospedale di Tarbe, e la notizia era subito abbastanza preoccupante perché si parlava di un trauma cranico con eventualmente coma, ma però le notizie erano frammentarie, non si sapeva esattamente cosa sarebbe successo. Poi dopo hanno detto che in effetti era in coma, quindi noi sapevamo questa notizia, ma aspettavamo a darla prima di sapere definitivo. E prima di iniziare questa cronaca, questo secondo collegamento, avevamo già ricevuto la notizia di questa triste notizia, abbiamo aspettato un po' più di forse di qualcun altro, sperando che non fosse vero. Ed
Ed ecco che passa il gruppo con gli uomini della Banesto in testa, la maglia gialla, Indurain, poi ecco Rominger, poi Gotti, la maglia verde, la maglia tricolore di Bugno, Pantani, poi ecco che passa Peron, poi la volta di Sberg con Mejia in penultima posizione, Uriarte, Vona in ultima posizione. Al passaggio del Col d'Aspin mancano, dopo 129 chilometri, Milesi e Zabel, mancano 76 chilometri all'arrivo. C'è ancora da scalare il Tourmalet, quindi il Tourmalet sarà fra 30 chilometri, c'è la salita, arriva la salita del Tourmalet, quindi in fondo a discesa del Col d'Aspin si inizia subito la salita del Tourmalet. Poi c'è una lunga discesa di 25-30 km che porta sull'Homme, e quindi ai piedi di questa scalata che porta qui all'arrivo di Cauteret, 1310 metri. Il Col du Tourmalet è a 46 km d'arrivo. Biren, che avete visto, questo è inquadrato a 5 minuti e 17 secondi. Mentre sta passando Arroyo, Arroyo che l'abbiamo visto all'attacco nelle fasi iniziali di questa tappa, che ora ha un pesante ritardo. Sul tour, sulla Spen, il passaggio di Virenque con un minuto e nove secondi su gruppo di Cappucci. Cappucci è arrivato secondo su questo passaggio. Il gruppo di Indurain, che ha lasciato un po' fare, a 4 minuti e 8 secondi. Ecco Virenque inquadrato in questo momento, lo vediamo spingere lungo il rapporto. Il gruppo di Cappucci che vedete inquadrato in questo momento, c'è a secondo i momenti, si avvicina o si allontana dal fuggitivo. Prima era a 1 minuto e 40 all'inizio della salita del Col d'Aspin, poi è arrivato a 30 secondi, poi si è allontanato, adesso è a 1 minuto e 9 secondi, mentre il gruppo Indurain, che era a 3.30, era andato a 2.50 e adesso è a 4 minuti e 8 secondi. Questa è la lunga discesa che porta ai piedi a Saint-Marie de Campagne, che poi è ai piedi del Col du Tourmalet, 2114 metri, la più alta montagna del Tour, quindi un hors categorie, e certamente anche premio de Grange, come noi in Italia abbiamo il premio Fausto Coppi. Questo credo che sia il momento decisivo della corsa, perché questi corridori che sono dietro ancora, secondo me, non hanno dato il meglio di se stesso. Vedete che ha alzato le braccia Boa Burger, Cappucci davanti che sta tirando, ma non tirando la morte. Io credo che la corsa che possa decidere questa tappa sul Tourmalet dovrebbe cominciare a muoversi, perché i vari Pantani, i vari, se vogliamo, Azul o Gelabert, se vogliono attaccare la maglia gialla, lo devono fare sul Tourmalet, non certamente aspettare l'arrivo qui a Cauteret. E adesso sentiamo da Gianni Savio, che è stato suo direttore sportivo l'anno scorso, un ricordo di Fabio Casardelli. Ma la notizia della scomparsa di Fabio mi ha sconvolto. Ancora ieri mattina parlavo con lui al ritrovo di partenza, e sono vicino ai suoi familiari, che conosco bene. In queste circostanze non ci sono parole. Fabio era un ragazzo splendido, un ragazzo sensibile, aperto, era stato con noi lo scorso anno, siamo rimasti in ottimi rapporti. Purtroppo sono situazioni drammatiche, dietro le quali tutto passa naturalmente in secondo ordine. Faccio molte condoglianze a tutti i familiari, e davvero non mi sento di dire di più. La cronaca di questa quindicesima tappa, partita questa mattina alle 10.30 con 129 corridori, affrontare 6 gran premi della montagna per un totale di 206 km, 2 sprint anche nella giornata. La partenza è stata molto calma, il gruppo se n'è andato tranquillo per alcuni chilometri, poi c'è stato il primo sprint dopo 29 km, lo vince Jalabert su Diaz Abalà e poi su Pizik. Udo Bolz scatta, il tedesco, allungando il gruppo subito, ma torna la calma perché Indurain non molla, lo lascia fare. Vedete Boa Burger inquadrato in questo momento, e questo è il gruppo degli inseguitori di Virenque. Al Gran Premio della Montagna del Portet d'Aspet, dopo 29 km di seconda categoria,
1069 metri di altitudine, lo vince Virenque, secondo Cornier, terzo Boscardini. La discesa c'è la caduta di cui vi abbiamo parlato prima, in cui rimangono coinvolti Perini, Casartelli, Rezze, Baldinger, Ociukakov. Perini e Ociukakov sono poi rientrati, mentre Rezze, Baldinger via in ambulanza e Casartelli è stato portato con l'elicottero all'ospedale di Tarbes. Le notizie ve le abbiamo appena date. Il Col du Mont, dopo 45 km, lo vince ancora Virenque, secondo Brochard, terzo Decker. Al 60° chilometro scatta della Cuevas, che si porta via alcuni corridori, tra i quali Miguel Indurain, la maglia gialla. Erano in 5 e in 6. Della Cuevas non vuole saperne di stare con questi, scatta ancora, ma Indurain non lo lascia andare. C'era una vecchia ruggine tra Miguel Indurain e della Cuevas quando erano ancora compagni di squadra, quindi Indurain non lo lascia andare via. Il gruppo reagisce e dopo pochi chilometri rientra. Al 75° chilometro scatta Virenque, gli vanno dietro altri 7-8 corridori, sono Chiappucci, Buoneore, Scartin, Hamburger, Stephen, Dufo, Pelliccioli, Arroyo. Poi si staccano Stephen, Pelliccioli, Arroyo e rientra a Pariccio. A 5 km la vetta scatta ancora Virenque, se ne va tutto solo, sul col di Périssourd, prima categoria, e primo Virenque, secondo Chiappucci, a 1 minuto e 6, terzo Buoneore. Al rifornimento di 102 km dalla partenza, a 104 km d'arrivo, Virenque passa con 1,40 sul gruppo di Chiappucci, 3,30 sul gruppo di Indurain. Sulla salita del Col d'Aspen, Virenque ha 30 secondi su Chiappucci e 2,50 sul gruppo. Sulla salita del Col d'Aspen passa primo Virenque, secondo Chiappucci, terzo Dufo. Il suo vantaggio è 1 minuto e 6 su gruppo Chiappucci e 4,08 sul gruppo. Ancora Virenque inquadrato, tutto solo, nella discesa che porta sotto la vetta del Tourmalet. Chiappucci, ne avevamo parlato a lungo questa mattina sulle possibilità, sulla possibile permanenza nella stessa squadra tra Chiappucci e Pantani. Chiappucci e il diavolo, che ha voluto dimostrare che l'antico Valor è ancora in grande spolvero. Vediamo che è arrivata l'ammiraglia della Once, ecco ora quella della Carrera Tassoni, con il direttore sportivo, poi Fava, Quintarelli, per dare qualche informazione a livello cronometraggio nei confronti del gruppo e anche qualche disposizione tattica. Quale può essere secondo te la disposizione tattica? Cosa può fare? Ecco che arriva Martinelli. Credo che gli abbia detto, gli dica i tempi, che gli dica quello che è successo. Gli ha detto di Casartelli. Gli ha detto di quello che è successo a Casartelli, secondo me. Vedevo un Cappucci che scuote la testa. Questa è certamente, lo vedete che si sposta, anzi, sembra quasi che si slacci le scarpe. Torna da Chiappucci, non ci fanno più rivedere le immagini. È certamente duro anche per Chiappucci sapere queste notizie, ma è duro per tutto il gruppo, per tutti noi, per i corridori che tutti i giorni rischiano quello che è successo a Casartelli. Quindi certamente qualcuno ha detto anche che i corridori professionisti non usano il casco. In questo caso magari poteva essere d'aiuto Casartelli, non so se come è successo, non sappiamo come è successo esattamente, ma poteva essere magari determinante o no, questo non lo sappiamo, lo sapremo magari domani o stasera, sapendo di più di quello che è avvenuto. Comunque certamente Chiappucci ha saputo la notizia di Casartelli da Martinelli, ha visto che ha scosso la testa, ha cercato di slacciarsi le scarpe, non so che cosa volesse fare, però dopo l'immagine a telecamera è passata su Virenque, non ci ha dato questa immagine di Chiappucci. Strano che non ci facciano vedere dopo quanto ci avevano mostrato, cioè dopo averci mostrato l'ammiraglia che si avvicinava a Chiappucci, dopo aver visto che Chiappucci scuoteva il capo, dopo aver visto che sembrava quasi sul punto di sganciarsi i fermapiedi, di fermarsi, di abbandonare, che senso ha continuare? Certamente non è facile, non è facile soprattutto quelli che sono in corsa, che sono gli stessi, sono compagni d'avventura, compagni di rischio e di gioia e di dolore tutti i giorni. Questo
deve essere il gruppo dei ritardatari. Uchakov sulla destra, Uchakov vincitore di una tappa al Uchakov che era a Armstrong. Uchakov che sì, che ha vinto l'altro giorno. Dicevo, compagni d'avventura, quindi quando i corridori sentono queste notizie hanno qualcosa dentro, cioè anche io quando nel 67 fu la volta di Simpson, i corridori avevano, direi che un po' tutti ci siamo trovati, abbiamo discusso, abbiamo parlato, allora era un problema molto diverso ed è questo, però certamente questo è un fatto accidentale, in una curva sbagliata, non so se è colpa sua, se è colpa di altri, ma certamente fa riflettere tutto il gruppo. Ormai però la corsa è partita, quindi il turno si può fermare, non può annullare la tappa come è avvenuto in, può avvenire in tante altre manifestazioni. Il tour ormai va avanti, anche se è abbastanza triste parlare. Uchakov, Vanzella, Cassani, li abbiamo visti in questo gruppo, in questo terzo gruppo. Ricordiamo che il vantaggio di Virenk era di una manciata di secondi, siamo a Semeri, ecco, qui di inizia il tour, ecco. Il tour male, scusa. Era di una manciata di secondi nei confronti del gruppo dei più immediati inseguitori, tra i quali c'era anche Chiappucci, era di un 2 minuti e 30, oscillava tra i 2:33 nei confronti del gruppo. Intanto si è ritirato Belli della Lampre Panaria, il gruppo di Chiappucci comprendeva oltre che Claudio, Melchior Mauri, spagnolo ottimamente piazzato, potrebbe aver superato, qualora la situazione rimanesse quella attuale, potrebbe superare Dotti in classifica generale, poi il danese Bo Hamburger, Hernán Buenahora, il colombiano che è per la terza volta all'attacco in questa seconda parte del tour, lo spagnolo Fernando Escartín, il più in forma della Mapei, poi lo spagnolo Vincente Aparicio della Banesto e lo svizzero Laurent Tuffo. Ecco, qualcuno si domanderà che significato ha andare in fuga, mettersi nel gruppo di battistrada e poi non tirare, come sta facendo Vincente Aparicio, che vediamo appunto, questa è la testa del gruppo, Vincente Aparicio dell'Orbanesto, con il numero 3 in coda al gruppo di battistrada. Ecco, che cosa può fare, che vantaggio trae la Banesto ad avere un uomo nel gruppo di testa, mentre forse sarebbe più utile in questa posizione. Ma credo che in questo caso Aparicio fa questo tipo di lavoro proprio perché ormai la regola, quando uno è in fuga e il capitano a maglia gialla, certamente stanno sulla ruota. Può essere d'aiuto a Indurain nel caso in questo momento sulla salita di Tourmalet ci fosse grande bagarre e venisse via un gruppettino in cui c'è dentro anche Indurain, lui si troverebbe davanti un corridore che potrebbe dargli una mano. Se mentre invece magari è stato nel gruppo e Pantani fa veramente la selezione, Indurain potrebbe rimanere solo e non avere più nessuno, magari rimanere con uno solo, quindi in questo caso è un punto d'appoggio, punto di riferimento molto importante. È una tattica che le squadre, spesse volte le squadre che hanno la maglia di capoclassifica, usano e hanno il loro tornaconto. Vediamo Virenk che sta tirando molto bene, gli uomini, questo gruppetto dietro non sta andando alla ricerca di Virenk, li vedo che tirano tutti con una certa tranquillità, riserva, cioè di energie, stanno mangiando, hanno bevuto, stanno facendo un po' tutto quello che necessita per poi dopo affrontare la parte finale. Quando iniziano questa salita del Tourmalet, iniziando questa salita, 142 km, mancano 64 km d'arrivo, a questo punto mancheranno una sessantina, vediamo Chiappucci. Alle energie di Melchior Mauri, ecco, adesso mi devi spiegare la trasformazione di un corridore come Melchior Mauri. Passa, esordio tra i professionisti, vince alla grande il Giro di Spagna. Poi la sua vita ha uno stop, la sua carriera agonistica ha uno stop, fa il gregario a Indurain, poi riceve questa grossa offerta dalla Once, fa il gregario alla Once. In queste ultime tappe Melchior Mauri sembra aver ritrovato le condizioni di quando passò professionista. Potrebbe quindi passare nelle zone altissime della classifica. Come possono esserci dei cambiamenti nel genere in un atleta? Ma credo che intanto
la sua trasformazione, direi da capitano, forse 4.25 di rank sul gruppo, quindi sul gruppo mi sembra maglia gialla, cioè quindi su Indurain, 4.25 di rank. Di rank in classifica generale è a 17 minuti e 28, se andasse adesso all'arrivo con questo vantaggio passerebbe in classifica al nono posto, al posto di Escartin. Dicevo di Mauri che queste trasformazioni fatte dai corridori come Mauri sono dovute soprattutto a problemi anche di soldi, se vogliamo. Quindi quando Indurain l'ha preso con lui e ha capito che questo corridore poteva dargli una mano, l'avrà pagato certamente bene, dandogli anche la libertà. Poi, dopo aver lavorato per Indurain, si è trovato un Gelabert e la Once che gli ha dato forse di più, e a questo punto, da libero professionista, da uomo in cui ha capito forse che le sue potenzialità erano calate, ha preferito cambiare squadra. In questo momento, cambiando squadra, lui può sfruttare l'occasione, perché in secondo e il terzo in classifica della Once sono Zul e Gelabert, i suoi capitani, quindi lui si trova in fuga, non ha niente da perdere, sta davanti aspettando ordini eventuali, però se la fuga andasse all'arrivo e lui guadagnasse i 5-6 minuti farebbe un salto, perché adesso è a 9.24 e hanno 4 minuti e mezzo circa di vantaggio, lui andrebbe a questo punto, andrebbe in quarta posizione al posto di Ries, quindi vuol dire che si porterebbe dietro Azzul e Gelabert. Ecco che sono azioni fatti di rimessa, ma molto valide. Escartin in compenso è nono, a 15 primi e 17 secondi, potrebbe saltare niente po' di meno che il suo capitano Tony Rominger che è ottavo a 12 primi e 3 secondi. Anche Buonaora è decimo, anche Cappucci undicesimo, cioè sono corridori che sono tutti in classifica nelle prime, diciamo, 13 posizioni, quindi certamente tutti potrebbero fare un salto in classifica. Se andasse come stanno andando adesso, avere questo vantaggio, salterebbero anche Rominger. Però mi sembra che il gruppo abbia allungato, cioè mi sembra di vedere, non so se questo è il gruppo dei primi, le vedo già, il gruppo diciamo di Indurain o degli altri, dentro ho visto Bugno. Per cui è la rivolta, la rivoluzione degli uomini di seconda fascia nella classifica generale. Abbiamo il sesto, il decimo, il nono, l'undicesimo, il tredicesimo, ma guarda, alla scalata delle prime posizioni. Ieri sera parlavo con Bontempi, si parlava proprio di questo tappone che lui mi diceva, eravamo, ti ho detto, lì sul pullman della Gevis in cui c'è un attimo di relax, e si parlava proprio di questo fatto, diceva lui, chi può attaccare oggi? Sono solo i primi 20 in classifica generale, forse neanche, dice, i primi 15. Gli altri sperano solo che il gruppo vada tranquillo fino al Tourmalet per fare il gruppo, per arrivare tutti insieme. Quindi aveva ragione, perché in effetti chi sono gli attaccanti, cioè quelli che vi ranke davanti, gli altri dietro, sono tutti uomini che sono circa nelle prime 15 posizioni, c'è qualcuno anche che si è inserito, ma normalmente sono quelli, sono diciamo gli uomini di seconda fascia o di terza, come dici tu prima, ma certamente uomini che hanno ancora delle energie e cercano di migliorare la loro posizione in classifica generale. Una classifica generale quindi che può cambiare non tanto al vertice, per il vertice penso non ci sia niente da fare, a meno di una crisi improvvisa, una crisi non prevedibile, ma comunque sempre possibile, una crisi della maglia gialla, che per il momento ha un vantaggio di 2.46 su Zul, terzo a 4.28 Gelabert, quarto è Rissa a 6.4 e quinto è Gotti a 9.01. Ecco, c'è la rivolta, c'è l'attacco di tutti quelli che in classifica generale dicevamo, scusate l'interruzione, erano venuti a chiedere da France 2 qualche giornalista italiano per parlare dei tragici avvenimenti di oggi. Ci andrà Gianni Savio, che è stato direttore sportivo dello sfortunatissimo corridore. Allora, dicevamo, c'è stata la rivolta, il recupero dei corridori che vanno oltre la quinta posizione, vale a dire Mauri che è sesto, Escartin nono, Buonaora decimo e Cappucci undicesimo. Per il momento non sono previste o prevedibili rimonte da parte del gruppo, anche se nel suo editoriale di oggi Jean-Marie Leblanc dice
un tour più imprevedibile, per un tour più imprevedibile. Sì, Jean-Marie Leblanc propone l'anno prossimo, dice non è deciso, non è sicuro, ma certamente vorrebbe cambiare per metterle, direi, le abboni sulle montagne, per dare la possibilità ai scalatori di guadagnare i secondi di abboni come i velocisti in certe tappe, e certamente potrebbe essere un'idea da, per renderlo più interessante, perché in fondo il tour, come spesse volte altre corse, grandi corse tappe, è condizionato dalla cronometro e dagli abboni, direi soprattutto all'inizio del tour, nella cronometro a squadre, in cui i corridori perdono magari 3-4 minuti che poi diventa difficile recuperare. Queste sono, secondo me, idee nuove che potrebbe anche, secondo me, avere il suo tornaconto. Parla anche direi di un arrivo eventualmente a Pamplona, o di una partenza a Pamplona, l'arrivo a Pamplona, dove è la città vicino a, come vedete, Bonaora, che chiama la macchina, ha alzato il braccio, è la città vicina a Miguel Indurain, quindi certamente potrebbe essere importante. Però dice anche che in gennaio, quando l'Unione Ciclistica Internazionale si riunirà, vorrà scegliere le squadre anche in un modo diverso, cioè vorrà scegliere 4,45 il vantaggio di V-Rank nei confronti del gruppo. Vorrà scegliere le 25 squadre di prima divisione, quindi ci sarà anche un cambiamento a livello, direi, se vogliamo, divisioni di prima, di seconda, ma certamente il fatto che lui abbia già idea di cambiare, o perlomeno di cambiare, di modificare o aggiustare il tour per renderlo più interessante, ci fa ben sperare, per noi italiani, il fatto di Pantani, perché in fondo Pantani in questo tour si è limitato, vedete la Banesto, la squadra, la miraglia della squadra di Durain, che sta portando da bere, che non è giusto, invece la squadra dovrebbe andare dietro a prendere Borace. Attenzione, abbiamo visto che le disposizioni tattiche le sta dando Echavarri. Sì, queste prenderanno certamente una sanzione, una multa, perché dovrebbero i corridori andare in fondo al gruppo, prendere Borace e portarle davanti. Dicevo di questi cambiamenti, il tour ne dovrebbe trarre vantaggio se metteranno gli abboni di Pantani, quelli che vanno forti in salita, ma soprattutto perché Pantani si è limitato alle vittorie di tappa. Se per caso mettessero gli abboni sulle grandi montagne tipo il Tourmalet, tipo l'Ubisque, tipo l'Alpe d'Huez, certamente lo vedremmo anche nelle prime posizioni per fare le volate nei Gran Premi della Montagna. Questo potrebbe dargli modo di essere più vicino alla maglia gialla, più vicino agli uomini di classifica o a lottare per la vittoria finale del tour. Doveva essere una tappa per grandi scalatori, doveva essere una tappa che poteva sconvolgere la classifica per quanto concerne le primissime posizioni, invece vediamo che i primi della classe per il momento stanno subendo una lezione da parte dei rincalzi. Se le cose continuano così, uno sconvolgimento ci sarà, ma non sarà uno sconvolgimento al vertice, al vertice per vertice intendo Indurain, ma sarà uno sconvolgimento a livelli dal secondo al quinto posto. Naturalmente è una tappa estremamente dura, una tappa estremamente difficile, che prevede ancora l'ascensione del Tourmalet, poi l'ascensione finale qui a Couteret, e quindi tutto può ancora succedere. Col du Tourmalet 67 volte. Sì, credo sia la salita che è stata fatta più volte in un tour, su 82 tour 67 volte, mi sembra che ormai sia un punto di riferimento del tour. Nel 24 gli italiani passano prima Bottecchia, nel 38 Bartoli, nel 49 Coppi, nel 52 ancora Coppi e nel 91 di recente quindi Chiappucci. Il primo di tutti quelli che è passato più volte è Bamontes, che per 4 volte è transitato in vetta per primo sul Tourmalet. Una mitica salita certamente che ha fatto la storia del tour, ma ha anche scritto la storia, direi, di grandi personaggi, di grandi campioni che sul Tourmalet hanno o vinto, o passati primi, o magari perso il tour. Quindi sono quelle salite in cui scrivono le pagine di storia del ciclismo mondiale. 40 secondi il ritardo di Chiappucci, lo vediamo molto più attivo in questa fase. Sì,
tornati